convinto, so che non tutti sono convinti, ma io sono convinto che dobbiamo iniziare da subito. Nei giorni scorsi, alla vigilia di Natale, l'onorevole Pietro Fiocchi del gruppo ECR al Parlamento europeo ha incontrato in un noto ristorante di Bergamo Alta le associazioni venatorie per il consueto scambio di auguri. È stata l'occasione per registrare una nuova puntata di Caccia Europa, nella quale si è tracciato il bilancio di questo anno che ormai si chiude. Si è parlato di caccia in chiave europea, ma anche di Regione Lombardia e di tutte le problematiche che vi sono state. Nel corso della puntata, l'onorevole Pietro Fiocchi ci ha anche anticipato i temi per i quali si batterà già a partire da gennaio 2022. Questa puntata di Caccia Europa la vogliamo dedicare in chiusura d'anno a un bilancio di quella che è stata l'attività europarlamentare dell'onorevole Pietro Fiocchi, che è qui con noi ovviamente per raccontarci un anno vissuto sempre in trincea a difesa del mondo venatorio sia a livello europeo che a livello italiano e regionale. No, certamente è stato un anno da un punto di vista venatorio pessimo. Tutti abbiamo visto cosa è successo, abbiamo visto le azioni inconcludenti che sono state prese a livello di Regione Lombardia sul calendario, sul piano faunistico venatorio, i ricorsi, le sospensioni e via dicendo, e per cui veramente è stato un anno tremendo per noi. E oltre a questo ovviamente tutta un'altra serie di problematiche, tra cui una tipicamente europea, questa lotta pazzesca, vietare il piombo in tutto quello che è il munizionamento da caccia e per la pesca. Che diventerà attiva dal 2023? No, allora nel 2023 a febbraio diventa attivo il regolamento sul divieto del piombo nella caccia nelle zone umide, però l'Europa sta andando avanti per fare un divieto totale, non importa dove, su tutte le munizioni al piombo. Ecco, a livello europeo sono state tante le battaglie che l'onorevole Fiocchi ha portato avanti, non solo sul fronte venatorio ma anche un impegno nel sociale e vogliamo ricordare anche a favore e a sostegno di chi soffre di cancro. No, quello è stato un lavoro incredibile, molto importante se si pensa che se facciamo le cose giuste riusciamo a salvare la vita a 3 milioni di persone in Europa entro il 2030. Tornando sulle questioni venatorie, bisogna dire che comunque con grande soddisfazione siamo riusciti a ritardare di 6 mesi l'uscita del dossier di ECA sulla questione del divieto assoluto del piombo, per cui continueremo così per cercare appunto di ritardarli il più possibile finché non riusciremo a trovare una quadra e cercare di respingere al mittente questa assurda proposta. Sono state tantissime altre battaglie che hanno interessato l'Italia di tutti i tipi e livelli. Non ultima, che è una cosa molto fondamentale, che è una battaglia che ho preso a cuore, è la questione del lupo in Italia e in Europa. Su questo io ho fatto una petizione che è stata confermata da tantissimi per declassificare il lupo da altamente protetto a semplicemente protetto, in modo da poter dare degli strumenti, soprattutto poter dare il potere decisionale alle regioni di poter fare un abbattimento di selezione, cioè andare a battere il lupo dove diventa un problema per i nostri allevatori e per il nostro mondo rurale. E questo è un passaggio importante, devo dire che a forza di contattare tutti stiamo cominciando a creare una maggioranza importante con gli amici della Slovenia, della Slovacchia, della Finlandia e addirittura della Germania. Per cui tra un po' avremo la maggioranza e forse ci riusciremo a fare questo passaggio importantissimo. In questi ultimi giorni di fine 2021 hai avuto modo di incontrare anche le associazioni venatorie del territorio, quelle lombarde, per gettare un po' quelle che sono le basi per il 2022, perché il motto dell'onorevole Fiocchi è "Uniti si vince". Quali saranno le prossime battaglie, i prossimi confronti? Allora io continuo ad andare a ripetere a tutti, mi rivolgo soprattutto ai cacciatori, ma ovviamente anche alle associazioni venatorie, che noi nel 2022 ci giochiamo una battaglia in Regione Lombardia pazzesca, perché dobbiamo veramente farci sentire, se è il caso di fare altre manifestazioni sotto il Pirellone, ma non a ottobre, dobbiamo farle a marzo, aprile, perché dobbiamo costringere l'assessore Rolfi a fare tutti i piani faunistici venatori in Lombardia come Dio comanda, tutte le vinche provinciali, non provinciali, regionali, tutto quello che va fatto, più il
calendario venatorio entro il 15 di giugno. E questa è una condizione essenziale per darci il tempo e le modalità di difenderci dal solito ricorso che tanto ci arriverà lo stesso, perché ormai lo sappiamo, è diventato un metodo da parte dei nostri nemici animalisti. Il piano faunistico in Lombardia manca da tanti anni ed è ora una necessità. I tempi però non sembrano così brevi, bisogna progettarlo, far sì che poi tutti gli enti dovranno dare una risposta, e qui si rischia poi di arrivare ancora a giugno e ad andare a cavallarci magari con il calendario venatorio e rischiare una brutta stagione come quella che ci siamo lasciati alle spalle. No, ma infatti, ma per quello che noi dobbiamo cominciare a mettere pressione sull'assessorato fin dall'inizio, da subito, perché altrimenti il rischio è veramente che si arriva con le solite scuse: non è stato possibile, sono state le lungaggini, per cui tu vai a presentare un calendario venatorio senza il supporto necessario di un piano faunistico venatorio fatto come Dio comanda e approvato dal Consiglio regionale Lombardo. E questo dà spazio a degli attacchi mortali da parte di quelli che fanno i ricorsi a TAR, perché poi dopo una posizione diventa indifendibile da parte nostra. Fra le cose che sono succedute nel 2021, a novembre, a fine novembre, c'è stata la bocciatura della Cassazione, della Corte di Cassazione, a questo tentativo di andare al referendum contro la caccia. Forse ce lo si poteva aspettare perché era stato formulato malissimo. La consideriamo una vittoria o comunque bisogna stare allerta e non sottovalutare queste iniziative? Allora, diciamo che sono delle prove, ma ritenteranno. Da questo punto di vista qua bisogna stare allerto, cioè io stesso ho messo a disposizione i miei per fare delle analisi su quello che stava succedendo, e abbiamo fatto degli esposti a parecchie procure in Italia sulla modalità in cui avevano raccolto le firme per questo referendum, cioè nel senso che andavano letteralmente a pescare gli speed per andare a mettere la firma della nonna o della mamma che inconsapevole firmava anche lei. Sicuramente questo testo non sarebbe passato l'esame della Corte Costituzionale, per cui ero abbastanza tranquillo. Però ricordiamoci che non c'è solo questo, adesso ci sono delle iniziative in Parlamento che ci siamo già attivati per fermarle, come quella del porto d'armi, per rendere più difficile il porto d'armi, ma questo dovremo riuscire a cassarla. C'è ovviamente poi comunque una questione aperta ancora con i nostri amici i carabinieri forestali per un approccio estremamente vessatorio nei confronti dei cacciatori, soprattutto delle province di Brescia e di Bergamo, soprattutto i capannisti. Nel mese di gennaio incontrerà il CITES? Esatto. Per un'altra volta. E dovremo, per l'ennesima volta, riusciremo a fare una riunione con tutti i comandanti regionali, provinciali, e mi hanno assicurato arriva anche da Roma il comandante del CITES e con tutte le associazioni venatorie, perché da un lato si vuole chiarire cosa stanno facendo da questo punto di vista i controlli e perché devono essere così vessatori e perché devono essere così interpretativi della legge, soprattutto su quello che sono le dimensioni degli anellini e via dicendo, e dall'altro lato ci devono anche spiegare quando ci sono degli episodi di vandalismo, e ce ne sono stati tanti, non ultimo e cito William Baccini, che li hanno massacrato casa, neanche il capanno. Secondo me le forze dell'ordine dovrebbero dare un segnale al popolo venatorio: bene, noi siamo duri con voi, ma però siamo anche duri con questi terroristi che vanno a fare questi atti di vandalismo. Fino adesso non è stato mai preso nessuno e nessuna condanna è arrivata. Niente, non è stato fatto nulla, e secondo me verosimilmente sono a conoscenza di chi ha fatto queste cose. Per ritornare, Pietro, all'Uniti si vince, nel 2022 la grande sfida sarà quella di mettere insieme cacciatori, pescatori, ma anche il mondo rurale, quindi gli agricoltori. Sì, allora questo è un passaggio sicuramente fondamentale, perché adesso anche i nostri amici pescatori sono sotto attacco, non solo per la questione del piombo che citavamo prima, ma anche da tutta una serie di limitazioni che stanno crescendo e comunque anche di imposizione da parte dell'ISPRA su tutte le questioni delle specie autoctone, allottone, che stanno praticamente bloccando un sacco di incubatoi dappertutto. Per cui sono parecchie problematiche e da questo punto di vista qua dobbiamo allearci, dobbiamo essere forti e dobbiamo spingere perché vengano prese le decisioni giuste. Noi non chiediamo favoritismi, non chiediamo di operare al di fuori della legge, chiediamo che venga applicata la legge in maniera sensata.
perché siamo persone rispettose della legge, siamo rispettabili e basta adesso. Il tuo impegno in Europa quindi col 2022 proseguirà sempre con maggiore intensità, ci pare di capire. Sì, a parte con la continua battaglia sulla questione del piombo, stanno ancora discutendo in questo momento la questione Key Concept, per cui anche lì dovremo veramente fare una guerra importante, perché purtroppo chi rappresenta l'Italia in questo momento della trattativa è Ispra, e con tutto il rispetto che ho per Ispra, però secondo me stanno facendo ragionamenti con dei dati che non sono né recenti e neanche veritieri, e questo non va bene. A questo punto io ti chiedo, rivolgendoti ovviamente agli amici che ci guardano, gli amici cacciatori, pescatori, al mondo rurale, un augurio particolare, non tanto di Buon Natale, ma un augurio che sia un buon auspicio per il 2022. Battiamoci come leoni, perché il 2022 è veramente o la vara spacca, secondo me, e abbiamo il dovere morale di fare questa battaglia tutti uniti. Perché io voglio vedere mio figlio e mio nipote, quando ne avrò uno, andare a caccia, come l'ho fatto io, come ha fatto mio padre, come ha fatto mio nonno.